Netflix lo vedi fascicchi. Ciro! Super Ciro! Sì, sì, sì. Sera. Grande invenzione l'ascensore, eh? Una scatola di latta attaccata a un cavo che se si spezza voli per 40 metri, ti spiaccichi per terra, non ti riconoscono neanche più i tuoi figli. Comunque bella invenzione. Che bella cosa la vita di coppia. Stasera quasi quasi, invece che alle 7 me ne esco mezz'oretta prima, arrivo a casa e faccio una sorpresa a mia moglie. Esco alle 7. Però questo è un grande paese, ti trasmette un grande senso di appartenenza. E alla fin fine io me lo sento che sono italiano. Alla fin fine anch'io me lo sento. È italiano? No, no, me lo sento e basta. Fa male? Subito sì, ma poi ci si abitua. Per far cantare tutti la canzone c'è, questo ritornello che non vuol dire niente, però il segreto c'è. Chi non la canta subito, chi non la canta subito, in un momento a lei diventa brutto. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. Cantarla ci sta bene, ma proprio bene, bene. Chi non la sa cantare resta solo e solo. Che cosa fa? Più brutto ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti, tanti, tanti. Buonasera a te. Ecco, noi non ci saremmo mai aspettati nella nostra vita di fare un varietà con le gemelle Kessler. Io devo dire a questo proposito, no, volevo chiedervi, voi che avete lavorato con Bing Crosby, con Frank Sinatra, con Dean Martin, ecco, avreste mai pensato un giorno che avreste lavorato con Luca e Paolo? No, a dire il vero non ci avevamo mai pensato. Vedi. Anche perché noi pensiamo sempre in positivo. Ecco. Che simpatia, ragazzi. Comunque il fatto di essere sorelle ci aiuta anche in un momento doloroso come questo. Doloroso, ecco. Come dite voi in Italia? Sì. Mal comune. Mezzo Claudio. Ci fa piacere che voi andiate d'accordo, ma ci sono altre due sorelle, sì, per cui è solo mal comune. E chi sono? Paola e Chiara. Eccoli. Sì, dammi l'estasi, sono in estasi, Kamasutra. Sì, siamo in estasi, se senti si cia-cia, Kamasutra. Più sexy, mi sembra di sentire un gatto che è andato sotto un tir. Messa come sono, già tanto che riesco a cantare, pezzo di cretina, vista che mi sta scendendo un rene. Ma dobbiamo fare un video sensualissimo. Devi fare come me, muoverti avanti e indietro, avanti e indietro, con i baci da seta. Ma Chiara, sei sicura che la lap dance si fa così? Certo, c'è il palo e poi ci si muove sensualmente su e giù. Come koala? No, come Britney Spears, inestimabile pirla. Ma messi così siamo appesi come due porcheddu, scusa. È meglio la lap dance che ballare sul culo. Sul cubo, Chiara, si balla sul cubo. Paola, se non la smetti di fare polemica, vengo lì e ti dispo. Ti strappo le natiche a morsi. Seppia, tarma, lontra, mula, rana della bocca larga, gallina dal culo stretto.
capito? Ma perché non cambi profumo, che il tuo sa di raid mosche zanzare? Chiara, fammi tre piaceri. Sparisci, sparisci, sparisci. Vuoi sapere dove ti mando? Ma vai, va, brucia nel vento. Ma perché invece di sparare boiate non provi un po' a smignottare un pochino, santo cielo? Prova a fare un po' la schifosona. Ma se sono sexy come una patata alone. È vero, Paola, fai la tua lurida figura, sai? No, scusa, Chiara, sei più bella tu. No, tu, scusa. No, tu. Basta al bagno, Paola, sei più figa tu e chiuso il capitolo. Sì, facciamole sexy, facciamole sexy, ma prima quando facevamo quattro cordi di chitarra alla Don Bacchi vendevamo un casino di dischi. Invece adesso che siamo diventate più brave. E adesso ci telefonano solo più i maniaci sessuali. E i finocchi, che Dio le benedessi. Cosa fai? Mi ungo. Perché? Perché il nostro agente ci ha detto che oltre ad essere sexy, per vendere dischi dobbiamo essere un pochino sadomaso. E allora? E allora io voglio essere lucida come un vassoio di silver plate. Ah, ma così ci fanno poi allo spiedo, eh? Beh, meglio, almeno nessuno può più dire che Paola e Chiara sono bollite. Ah, sì, tra. Io sai che invece mi faccio il peerling. Il peerling? E che cos'è? Mi metto l'anello al naso come i pirla. Ah, allora io me lo metto sulle natiche e faccio la signora degli anelli. Canatitra. La canzone si è dedicata al nostro prossimo CD in uscita. Se è bellissimo, ma ne abbiamo una copia sola. Se qualcuno lo vuole viene da noi, glielo diamo a casa, se lo masterizza e ce lo riporta. Si dice il metodo di distribuzione one to one, in napoletano umma umma. Siete, siete per ata umma umma. Se melodioso, armonioso, ricco di contenuti e di messaggi subliminali, come la canzone a Cogna la vive, perché se l'ascolti a contare viene viva la gnocca. CD pieno di contenuti e di gnocca. Stamattina alla mia donna l'ho masterizzato, lei l'ha ascoltato e riascoltato. Sul concetto di viva la gnocca un po' si è irrigidita. Ci ho partito, alla mafia bulgara l'ho venduta, in cambio di un calendario delle Kessler. Ci dispiace dirlo, ma sei scemo. Continua Super Giro e continua il nostro varietà con una delle coppie artistiche più famose, più eclettiche e più amate del mondo dello spettacolo. Signore e signori, Luis Moreno e Rockefeller. Ciao a tutti, Luis Moreno dal Corvo Rockefeller. Innanzitutto voglio salutare tutti quelli che mi hanno iscritto per ringraziarmi di essere tornato in televisione. Siete tantissimi. Gigi, Franco, Mario, Nino, Pino e Santo Marino. Saluti tutti quanti, li conosci uno per uno? Conosco solo quelli che vanno a casa da tua moglie quando tu stai in televisione. Ma brutto corvaccio dispettoso. Mario Tolbeco un'altra volta. Si è staccato ancora. Comunque, non parlare di mia moglie, fate gli affari tuoi. Che dai tuoi se ne impiccia il tuo consulente finanziario. Prendi fregatura. Non dire sciocchezza, uccellaccio cattivo, eh. L'unica sciocchezza che c'è qua ce l'hai tu nei pantaloni. A proposito, puoi andare su internet che c'è una pastiglia che... Perché muove la bocca? Ma chi muove la bocca? Ci mancherebbe. Guarda che quando io parlo si vede che muove la bocca. Vedi che l'hai fatto di nuovo. Ma non l'ho fatto di nuovo. Questa cosa Rockefeller dice anche dalla settimana scorsa. Mi dice che muove la bocca. Ma com'è possibile che muove la bocca quando parli tu? Ma sono un ventriloquo, si vede che muove la bocca. Vedi che muove la bocca. Allora fai il lattaio. Vedi ancora questa bocca che si muove. Basta. Comunque, sai Rockefeller che ci sono molti bambini che ci stanno guardando in questo momento? Sei sicuro che ci sono i bambini? Sì che sono sicuro, certo. Salutali con la mano, dai. Così, guarda, salutate i bambini. Salutate, che fai? Mette la mano, idiota! Ecco, scusa. Che quando ti applichi puoi capirsi. Sei proprio un corvaccio brutto e maleducato, io non ti sopporto più. Comunque, guarda, ci sono moltissimi altri pupazzi che vogliono lavorare con me. Topo Gigio, e il pupazzo Five e persino Gabibbo. Gabibbo ti voleva sicuramente denunciare alla finanza. E perché muove la bocca? Ancora con sta bocca! Allora se muove la bocca va a fare il lattaio, se non sei capace di fare il ventriloquo. Se mi deve trattare male io te lascio qua. Guarda che ti insegue, che ti metto nella padella. Scappa, scappa che te mato! Scappa che te prendo!
Ciao Rick e Gianni, ciao. La notte piccola per noi, troppo piccolina. E se piccolina per voi, immaginate per me che me la vedo 4 ore di mattina, ma fa un QR sito a me, isto da nostri, andiamo a lavorare. Sì, dormo 4 ore per notte per fare le case ai fighetta di Milano, eh? Tutte le fighette a schiera che ci sono qua dentro. Andiamo a lavorare, via! Guarda qui, sì, Super Ciro, eh? Cos'è, una pizzeria o un programma? Ciro, sì, prima serata, doppia mozzarella, comunque una bufala, eh? Andiamo avanti, dai! Fate tutta sta plastica che... bravo, ma che spreco! Vieni qua a farla vedere tutto il legno, casa il legno. Perché non mettono più i muri, i mattoni, eh? Sì, lo so perché c'è qua in mezzo il bioarchitetto. Ce n'è uno che è il bioarchitetto. Mi guarda e mi dice, senti un po', bisogna usare la bioenergia. No, oggi si usa la mia energia. Come a Bergamo si fa, con più ansito, ma le ho detto mattina, mi... Isto da nostri da nastio! E il bioarchitetto, me con lì che tiri il muro, me con lì che tiri il muro, me con lì che tiri il muro, sono lì che tiro su un muro, tradotto. Lui è il malema fa, lui è il malema fa, lui è il me... Insomma, è quasi arabo, lui viene da me e mi fa, buon uomo. Alt, godeme, buon uomo a te, che la roia che ti messo in bula ieri sera, godeme. Buon uomo. Guarda, nostri, guarda che... Viene lì che sto lavorando, dopo anni che lavoro mi fa, non si deve più usare la malta normale, ai reagenti chimici, si usa quella con la caseina. Cosa? Cosa? Eh sì, salè la caseina, è il formaggio. Ah, facciamo i muri col formaggio, non dur de pe, in casa che non puoi star dentro, le pantegane che ciuccia i muri le tiri via te dopo, eh? I stovanosti. Metto il catrame al ben lui, ma fa no. No, no, non si mette più il catrame, si mette la cera d'api, è più naturale. Ah, seguo di me. Allora com'è che la facciamo la casa? I muri per Topo Gigio, il tetto per la Pemaia, facciamo una casa o il castello dei deficienti per il Luna Park? Visto da nostri, mai a ciao, mia, con dei tuoi sentimenti. Avanti, avanti, mi dici. Quando sono lì, nel mio momento più bello, che sto mettendo su le tegole sul tetto, arriva e mi fa, no! Non metta più l'ardesia. Cosa metto? Si mette il cotto fiorentino. Ah, e perché non il crudo di Parma o il magatello magari, eh? Isto da nostri e da nastri, macaco, mia! Adesso comunque qua si smonta tutto, perché a me mi interessa niente dal Ciro mia Ciro. Io devo mettere qua dentro le scenografie del Real TV. Sì, quel programma che gli vengono tutte le disgrazie, viene la mattina, esci di casa, arriva un tifone, ti porta via, ti tira sotto un carro armato, sfigati! Visto? Anche a Bergamo ce l'abbiamo il programma. Sì, sì, certo. Gino! Chaque minute! Grazie, A Bergamo ci abbiamo Real Matù, questo qua ti arriva in testa, la disgrazia è una ma non la racconti più a nessuno. Visto da nostri, da nastio. Elvio, buonasera, come sta? Buonasera, come va? Buonasera a voi. Una serie mi arriva una, la seconda puntata sono in due, la terza mi arriva la Sharon Stone, che vuol dire pietra bella manipolabile, Va bene, va. Visto da nostri. Noi a questo punto dobbiamo fare dell'altro, Siete qui a fare i lanci? Certo. Volete fare un bel lancio? Sì, ecco. I cazzi vostri! Lanciate anche questo, cioè, andate, un'occasione per lavorare. Stick on the fight, cazzi vostri, stick contro like, cazzi vostri. Buonasera, il film che vedete questa notte è una lunghissima carrellata, rallenti, in primo piano, su dei carrelli della coppia, no? Vuoti, rimessi, alcuni ancora con la manetta dentro, quindi recuperabili. Vi vedo neorealismo, questa impercettibile carrellata lentissima, no? Questo fotogramma... Continuano, ma il dolore prende il sopravvento. Ma va, fa un culo!
anche un chilo di merda. Buona visione. No, al Parlamento europeo si lavora bene, cioè, sì, c'è un altro clima, è proprio un'altra... Ecco, semmai manca un po' quel... Cosa? No, dico, manca un po' quel... Ho capito cosa manca. Cazzo, hai detto a un amico? Non rispondo. Paco! Vedi, vedi, io sto già meglio. Benissimo. Ah, bel così. Tutto meglio. A che ora c'è l'aereo per Roma? È 11:30. Tu cosa hai preso dall'albergo? Bagno schiuma. Tu? Asciugamani. Porvi, eh? Tu? Ah, io ho preso quella che fa le stanze. Ah, scusami, ma oui? A che l'ora c'è la tilde la bouse de l'enfant? Tutto a posto? Benissimo, buonasera e bentornati a Dolce Gabbana. Permettetemi di dirlo, volevo ripeterlo, siete veramente gli artefici e gli alfieri del Made in Italy nel mondo. Ecco, questa è una cosa che... Sì, perché diciamolo, chi è che muove il Made in Italy qua? Ecco, diciamo. Chi è che muove il Made in Italy? Bravo. Chi è che fa girare il Made in Italy? I cinesi. Ma sì, fanno tutto loro, a prezzi bassissimi, a costo zero, poi in maniera sleale, agghiacciante. È vergognoso che certe aziende fanno lavorare addirittura anche i bambini per 2 lire. Vabbè, questo è vergognoso. Dei bambini poveri che soffrono. Questo è veramente... Facciamo un picchettato. Uno, due, tre, block. No, mi sono dimenticato di dire il desiderio. Sì, sai che adesso... si a me ha di Raul l'altra volta. Ma sai che Raul ha fatto borchiare il cane? Stavamo parlando veramente delle multinazionali, un attimino. Delle multinazionali. Stavamo parlando un po'. È vero, dicevamo, è vergognoso che una certa multinazionale, ecco, ad esempio, non facciamo nomi, fa cucire i palloni da calcio, ecco, a dei bambini pakistani di 6 anni. Scusa, passa il pallone, ecco. Allora, questo pallone è fatto da bambini, mi vengono i brividi. È una vergogna agghiacciante. Posso, colgo l'occasione, io a nome di Super Ciro insieme a DG dico basta far produrre i palloni ai bambini. Le cuciture fanno schifo, i bambini vanno a zigzag, hanno le manine piccole, saltano i punti. Guarda come rimbalza male. Guarda, come si fa a lavorare dei bambini pakistani? Sono negati. Facciamo lavorare i bambini palermitani. Come i bambini palermitani? A Palermo i bambini hanno una voglia di lavorare. Vabbè, ma no, cosa c'è? Mio nipote con un piatto di lenticchie ti va avanti 12 ore. Nemmeno i contributi ti chiede, al massimo ti chiede un po' di parmigiano per le lenticchie. Poi più è Made in Italy. Vabbè, questa si è capita, evidentemente. Ma ecco, cambiamo un attimo pagina. Voi vi definireste più opinionisti o più stilisti? Opinionisti. No. Stilisti. Bim bum bam ricchioni. Vabbè, questo l'avete detto voi. Forza con i ragazzi, via. Straordinario, ecco. Possiamo anche abbassare la musica. Ecco, riuscite sempre a stupire. Ecco, questo è eccezionale. Ecco, a chi è rivolto questo accessorio? Sì, questi accessori sono rivolti alla donna italiana di oggi. Una donna dinamica, giusto, che lavora, che questo porta i bambini a scuola. Molto bello. Ha difficoltà a trovare parcheggio nel traffico. Se torna a casa, cucina per tutti. Sì, in una parola, la donna che è uno straccio. Ecco, grazie. Julius. Morellato, gioielli da vivere. Ciao, benvenuto a Ciro Quiz, il gioco a premi in cui anche tu puoi essere protagonista. Andiamo subito a scoprire chi è l'ospite di questa sera. Buonasera, sono qua, lei è il signor...
Mario Consuelo! Oh, buonasera, signor Consuelo. Come mai è qui lei? Come mai? Ma veramente io avevo fatto domanda per partecipare a Chi vuole essere milionario. E com'è andata? E non mi hanno preso. Oh, benissimo. Allora lei è il concorrente ideale per il nostro Ciro Quiz. Ce l'ho l'aiuto da casa? No. L'aiuto del pubblico? No. Il 50-50? No. Sono contento. Allora, signor Consuelo, vogliamo sapere qualcosa di lei. Grazie. Fermi, che qua il tempo stringe. Lei è di? E io sono di Sorio, un paesino vicino a Genova, una ridente località. Bene, cosa fa nella vita? È sposato? Sono vedovo. Benissimo, signor Consuelo. Questa sera lei potrebbe diventare il super campione del nostro Ciro Quiz. Può salutare qualcuno a casa? Ne approfitti. Sono vedovo. Certo, è pronto a cominciare, signor Consuelo? Ecco, prima di tutto io volevo portarle questo dono. Un omaggio che avevo portato per il signor Scotti. Ma che meraviglia. Però è una blocca che facciamo noi. Ci vuole un anno di lavoro. Ma che meraviglia, signor Consuelo. Bellissimo. Allora, direi di cominciare alla grande con il nostro Ciro Quiz. L'argomento della domandona è musica leggera. Vai, sono ferratissimo. Benissimo, vai. Faccia attenzione, signor Consuelo. Come si chiama il gruppo musicale formato dai quattro famosissimi ragazzi di Liverpool? Forza, signor Consuelo. Forza, signor Consuelo. Don aiutino. Beatles! E questa roba di Liverpool mi ha mandato. Non si preoccupi, signor Consuelo, per lei ci sarà un'altra possibilità finché c'è Ciro Quiz, il gioco dove anche tu puoi essere protagonista. Su, saluti qualcuno a casa. E sono vedo. Benissimo, arrivederci a tutti con Ciro Quiz. Ciao! Pronto? Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. Papà porta il cacciastillo, se li mette di notte sul viale, e noi due li gridiamo maiale. Grandissimo ospite musicale. Un cantante italiano che ha anche girato tutto il mondo. Se non altro per sfuggire a tutti quelli che lo accusano di plagio. Zucchero! La coppia è già pronta! Yeah, yeah! La gente la compra! Oh yeah! E te, che dischetto sei te? Te vieni qua, che adesso ti masterizzo io! Fatto. La copia non autorizzata di materiale audio-video è un reato. È un reato! I veri delinquenti sono quelli che spacciano i ciccioli falsi, assassini! Guardi che copiare i CD è un reato, Un somaro che parla! Pompurio! Non sono il somaro, sono il maggiordomo. Senti, visto che voglio fare merenda, allora mi vai a prendere dello gnocco fritto, delle tigelle e anche del lambrusco bello fresco con dentro l'antigelo. Vado. Vai! Adesso compongo, altro che musica digitale. La musica è sempre un azzardo. Io c'ho un sistema tutto mio importato da Las Vegas. Non ce l'ha nessuno, neanche Venditti. Vediamo adesso che note mi vengono in mente. Re. Fa. Come stai? Tu non sembri un somaro comune. Mangi la paglia quanto vuoi, ma poi ragli solo a me.
Scusi, ma è un po' uguale alla canzone di Vasco, il... Ormai il dado è tratto. Ah, vabbè. Il dado c'ha sei facce, ma sono tutte sincere. Sei te che c'hai gli occhi falsi. Guardi che la pirateria è un reato e si va in galera. Io ti sputo in bocca. Ma non è colpa mia se lei copia i dischi degli altri, non... Ingrato! Tu! Chi commette reati di pirateria rischia pene pecuniarie fino a 30 milioni di euro oppure babumba. Tanto io non ho mai pagato niente! Chi è? Babumba! Babumba! No! Pago! Un assegno! Un bonifico! Un pago bancomat! Babumba, no! Con queste gambone sempre per aria. Vuoi che me li taglio? Ecco, magari mozzatele un attimo. Come va? Come va? Bene, trovarsi tutte insieme. E come vai tu? Sì. Bene, come bene. Come ti chiami? Io mi chiamo Suca. Suca? Suca. Suca. E non cresci con la K, come Kessler. Sono la terza gemella Kessler. La terza gemella, sì. Sì, mi porto bene gli anni, che ne dite? Molto bene. Molto bene. Sempre. Senti, però... A me mi sembravi più la figlia di Don Lurio. Sei molto simpatica, eh? Sì, eh? Mi ricorda quando mi picchiavi con le gambe di tua sorella, che eravamo piccole. Sì, mi ricordo molto bene. Abbiamo perché io sono la più piccola delle Kessler, la figlia della serva. Sono quella che ha fatto da capo io, poi sono uscite loro due. Capito? Con queste... No, tu sei uscita dopo di noi. E anzi, tu sei la placenta che abbiamo tenuto. Ma sono simpatiche queste due qua, eh? Adesso vi do una testata col casco della moto che tondo non lascia i segni, eh? Cazzo. Allora, voi non lo sapete, ma io non avevo queste due gambe come hanno loro, per quello che hanno due baguette. Due putrelle, due canoe di posto. Beh, ma anche qua. Voi non lo sapete, ma le Kessler, quando si fanno la ceretta, iniziano il venerdì e finiscono la domenica sera. E linguine lo fanno lunedì. Eh sì. Che Marina, bello che la famiglia si è riunita senza bisogno della De Filippi che piange e rompe le balle. Vero. Come hai ragione. No, poi loro sono ancora due belle gnocche, due bei wister. Visto l'età che abbiamo. Due belli strudel, cosa avete fatto? Non vi siete infeltrite per niente? No, Li hanno tenuto in cantina a macerare come lo speck di Tony. No, perché le letterine di adesso devono imparare da queste due qua, Le letterine, le paperine, le paperacchie, quelle robe lì che le danno via ai calciatori. Loro invece sono state serie. E dire che in Germania di patate ce ne sono tante, ma a voi l'avete data pochissimo. Vero? Hai ragione. Pochissimo. Suca, hai sempre ragione. Sì. Grazie. Però adesso, avete visto il vostro amico Cicognone che è rimasto single? No. Tipo Baudo. Ah sì, è vero. Secondo sì, me sì. Una delle due se lo deve prendere. Vabbè, la vita però. Fare questo gesto per Natale di carità, prendetevelo. Non so, metà per uno. Noi due? No. Ma dai, tu prendi tutte e due o nessuna? Ma dai, tu prendi la coscia e tu prendi la testolina con le orecchie che sono più tenere. No, dobbiamo vedere cosa mi piace di più. Dobbiamo vedere il nudo e poi decidiamo. Ma non c'è niente di buono, secondo me, nudo. Dovete tenerlo vestito. Io ho provato a baciarlo, è stato come baciare una scarpiera. Io t'ho visto. Non so, Mi hai visto? Sì. Comunque, adesso io vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a ballare come si balla adesso, ragazze. Sì. Come sì. Vero, non far andare le gambe a compasso come fate voi. No, si balla con i gomiti e con i capelli avanti e indietro, così, capito? Sì. Poi possiamo andare a domenica in e ballare con le sorelle Lecciso. Ecco. E abbiamo un futuro. Mi aspettavo solo questo. Tutti e tre. Non vedo l'ora di andare. Faremo un quintetto. Molto bene. Allora musica.
autentici, ma vogliamo dare una svolta alla vostra vita. E allora venite con me, venite nel fantastico mondo di Fashaling, uno strumento tecnologico capace di regalarvi una nuova silhouette. E anche oggi ad aiutarci nella dimostrazione abbiamo la nostra solare Kimberly. Guardate come sorride, contenta dei risultati che sta già ottenendo. Sorride nonostante abbia scoperto oggi che il suo fidanzato è omosessuale. E lei continua serena a sorridere perché ha sostituito all'abbraccio di lui quello della nostra Fashaling. Ma qual è la differenza tra Fashaling e un'altra fascia che Fashaling, un'amica lunga 80 metri, vi segue dappertutto e vi permette di dimagrire continuando a fare le vostre faccende? Eccola qui la nostra Kimberly, questa splendida ragazza del sollevante che, come potete vedere, va al supermarket senza smettere di dimagrire. Guardatela come tonifica a fondo le fasce muscolari mentre con disinvoltura riempie il suo carrello. Quante volte, donne, vi siete domandate: ma io sono nata solo per stare in casa a prenderle da mio marito? No, siete nate anche per fare la spesa. E con Fashaling oggi potete farlo. Vediamo Kimberly che fa la spesa al supermercato senza fatica, signora. Non una goccia di sudore le imperla la fronte. Fashaling, ricordiamo che è anche uno spunto per socializzare con le altre donne sui problemi che noi donne ben conosciamo. La cellulite localizzata, gli agrumi di adipe, la pelle porosa, la ritenzione idrica, l'addominale flaccido centrale, alto, basso e laterale. E allora, amiche, lasciatevi trasportare, lasciatevi portare via da questo sogno che si chiama Fashaling. Forza, telefonate, prenotatevi. Donna, ricorda, se non usi la nostra fascia, il chilo non ti lascia a tuo marito. Ma che bella la tecnologia moderna, oh! Una volta, quando dovevi parlare con la tua fidanzata, cosa dovevi fare? Dovevi uscire di casa, prendere la macchina, andare sotto casa sua, ci tiravi i sassolini sulla finestra, poi lei apriva la finestra e tu ci facevi la serenata, capito? Adesso invece basta venire qua in un internet, poi ti colleghi e ci puoi parlare. Stronza! Altro che sassolini sulla finestra, dei bulloni del 13 ti tirerei in testa! Perché quando ci siamo fidanzati mi hai detto: guarda Fede, il mio cuore è tuo, ma momentaneamente vivo con un'altra persona. È una storia che si sta esaurendo. Nini, sono 2 anni che sei lì, l'unico esaurito qua sono io, che tutte le volte che ci penso mi sale la carogna sulle spalle e io vivo con questo animale perennemente sulla schiena. Che mi avevano anche detto: guarda, far l'amante è bellissimo, ti prendi solo il lato migliore. Sì, ma non mi avevano detto dove te lo prendi il lato migliore. Che per esempio, sentirsi, la chiamo, è spenta, poi la richiamo, è occupato, poi le mando un messaggino, niente, poi le rimando e la richiamo ed è di nuovo spenta. Dopo 3 ore mi chiama lei e mi fa: dove ti eri cacciato? Ero lì che mi prendevo il lato migliore. Ma secondo te dove mi ero cacciato? Ti chiamavo a te, no? E poi lei c'ha sempre questo sorriso. C'ha un sorriso, c'ha questo sorriso, è sempre felice. C'ha il sorriso da bagascia frusta, capito? E poi anche vedersi, per esempio, vedersi è diventato impossibile. Perché ci può vedere solo una volta al mese. Poi però bisogna stare chiusi in casa, perché se ci vede qualcuno è un disastro. E poi dopo 1 ora e mezza deve scappare, perché se no ci vengono i dubbi ed è un disastro. E il telefono lo deve tenere spento, perché se la chiama lui è un disastro. E appena la sfioro con un dito mi dice: pensi solo a trombare. E che cazzo devo fare? 1 ora e mezza che siamo qua che guardiamo amici, mi sono rotto il velino. Ma è possibile che poi quando sono in quelle situazioni lì la carogna mi sale così tanto che l'altro giorno mi ha fatto un campeggio sulla schiena. C'avevo la carogna di qua e una canadese montata di qua. Che anche lei, poi il fidanzato che si è scelto, sempre si è messa con uno. Ma si è messa con... ma come si fa a stare con uno così? Un miliardario. Ma glielo ho detto: ma cosa ti può dare uno così? Ce l'ho chiesto: cosa ti dà uno così? Mi ha detto: un anello di diamanti. Leva l'anello. E allora la Porsche Cayenne. Leva la Porsche Cayenne. La villa con la piscina. Leva la villa con la piscina. La casa Le Mauritius. Leva la casa Le Mauritius. La casa Cervinia. Levati un po' di qua, che se molli un pila del genere te lo do io un pattone. Stronza! Non la carne, la Svizzera è il paese. No, la Svizzera è bellissima, mi piace tantissimo, è stupenda. Che
passerà sul lago, me la farei anche. Ah sì, allora l'uomo che fa per te. Iniziamo da una bellissima serie di appartamenti di 300 metri quadri lineari, sviluppati in orizzontale. Sì, molto interessanti, sì. Davvero imprendibili, molto abitabili. Luce artificiale, e le chiamiamo Anne. Sono tutti appartamenti abitabili con cucina mangiabile che vi permettono di fare amicizia anche con i vostri vicini. È un concetto molto moderno. Eh sì, perché nel momento che entri in casa passi attraverso la casa dei vicini e li conosci e parli. Concetto adattissimo agli italiani che vivono in Svizzera abituati a stare sempre in branco. Vediamo se c'è già un chiamino. Ma accendete il parla ascolta per piacere, eh? Niente, Pantegana, pronto? Sì, Pantegazza, per piacere. Ah, scusi, buonasera Pantegazza. Ma c'è una cosa che mi sfugge, ma che vuol dire esattamente appartamenti sviluppati in orizzontale? Non ho capito. Bon, dai, una bella domanda. Sono loft grezzi, multifamiliari molto abitabili, luce artificiale. Chi li compra trova sia la casa che gli amici, tutto in un unico prezzo. Standing superiore, parliamo di appartamenti al tip top, 800.000 euro l'uno. 800.000 euro per un appartamento, ma è carissimo. Ah, questi sono gli ingressi, ma che meraviglia, no? Ma è una galleria. Ma mi vuoi vendere un pezzo di galleria, mi vuoi vendere? Ma bon, dai, ma le già mia mal, questa è una vista imprendibile, dai, sì. Imprendibile è meglio che se tu, perché se ti prendo ti spacco la faccia, sto deficiente molto di più. Sì, sei ancora in linea? Ah, allora si conferma il tutto, era una battuta, scherzava, italiano che scherza sempre, ma che bravo, sì. Bon, dai, allora considero l'affare fatto, ci vediamo domani alle 10 davanti alla agli appartamenti, sì. Illumino io, sì, col Bilux, sì. Sì, il Bilux. No, non c'è la luce, c'è il Bilux. Cos'è? Come la chiamate voi? Ah, la luce della macchina, la bagliante. Come chiama un Bilux? Che strana che è quella lingua lì, arrivederci. Ah, ricordate che se la Cina è vicina, il Ticino è molto più vicino. Compra il nostro corso de ballo latinoamericano. Compra! E invito cateta. Teta! Una mano lava l'Alfa, una mano lava l'Audi. Un movimento sexy. Un movimento sexy. Una mano al cellulare, una mano alla pelliccia. Un movimento svelto. Un movimento sexy. E ora tutto il mondo fa quello che dico. Una mano al freno a mano, una mano al copertone. Un movimento svelto. Un movimento sexy. Una mano alla borsetta. Di chi è questa paletta? L'auto dei carabinieri. Fa venire dei pensieri! In vendita in edicola a 5 euro. Copia pirata a 0,95 centesimi. Mamma insegnami a rubar. A rubar, a rubar. Non me posson denunciar. Denunciar, denunciar. Mamma insegnami a rubar. A rubar, a rubar. Non me posson accusar. De rubar. Italia 1! Un bambino di 9 anni ha decifrato un super codice governativo. Per questo la sua vita è in pericolo. È autistico. Art è un amico. No! Diciamo che il bambino non capisce quello che è riuscito a fare. Questo risolve il mio problema? Risposta no. È un enigma. Mi dai una mano a risolverlo? Bruce Willis, Alec Baldwin. Codice Mercury. Giovedì alle 21.05 Italia 1. Per sempre. Vieni con noi. Anche con sistema. Unghi. Living Innovation. Stare in macchina, si parte. Stars. Perché diventare matti per avere una 206? Oggi 206 S1004 HDI con clima e ABS è tua a 11.850 euro, con zero anticipo e 6 euro al giorno.
telefono di casa. Se ne acquisti due risparmi 100 euro. Uno è per te, l'altro lo portiamo noi a chi vuoi tu. Si vede che è Natale. A metà 800, la moneta più preziosa era il 100 lire d'oro e il cioccolato più prezioso il gianduiotto. Gianduiotto Novi, solo vere nocciole del Piemonte come impone la tradizione. Novi, il grande cioccolato italiano. Perché ci ha messo tanto a denunciare la scomparsa? A volte mia figlia non tornava a dormire. Faro Sacale, campo di detenzione per minori. Un campo di detenzione? Perché ci sarebbe andato? Beh, magari a trovare un'amica. Un rigoroso codice disciplinare. Non è una delle mie cadette. Non l'ho mai vista prima d'ora. Troppo facile da trasgredire. Stesso colore della sconosciuta. CSI Miami. Quella ragazza aveva un segreto. Venerdì alle 21.05, Italia 1. Medici che lavorano in zone di guerra. Famiglie che lottano per curare i loro bambini. Volontari che donano il loro tempo per dare sollievo. Abbiamo 40 progetti concreti da realizzare. Puoi vederli nel sito www.fabbricadelsorriso.it. Potete donare a tutti gli sportelli Bancomat di Banca Intesa e con la vostra carta di credito chiamando il numero verde 800 61 61 61. Volevo fare un attimo un inciso, un piccolo momento serio, possiamo dirlo. Volevamo ritagliarci un po' di tempo dopo gli accadimenti di questi ultimi giorni. Volevamo pensare a un valore importante, il valore della famiglia. Sì, sì, un valore importantissimo. Questa è una cosa importantissimo, soprattutto per te, però sì, anche per me è importante. Per me, sì. Vabbè, più per te, io se c'è da ravanare nel torbido ancora. Ma smetti, no, è un valore importante, quindi volevamo fare una canzone, sì, ovviamente sì. Un grande standard, una cover in lingua originale, ovviamente. Esatto. Io mi pregerò di tradurlo simultaneamente. Sì, è una canzone che proprio racconta il rapporto tra marito e moglie visto dal di dentro. Cioè dal di dentro non c'è nessun del rapporto, senso, non dal di dentro della moglie, dal di dentro. Oh, si è capito. Prego maestro. Todi tu che ti prepari. Ho chiesto di prepararmi. Lo stoccafisso e i bacilli. Lo stoccafisso è dei fagioli molto particolari. A gorgonzola coi grilli. La gorgonzola coi ferri. E in bottigione di vin buon. È un bottiglione di vino, ma di quello buono, sai. E invece ti me preparò. Altrimenti mi hai cucinato. A menestrina cueve. Una minestrina con le uova, santo. Fai a ciuffito scia che. Va bene che sei più veloce a farlo. Ma o le mangia du belin. Ma è un cibo che non apprezzo, diciamo. Oh trilli 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 te giù musse che mandilli mandilli nudine te giù musse che dine oh gnao 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 per il cubete cao oh punto 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 ma per il cubete più e semo de sena e semo da fuge te ci e cuce non pigemo ci muge e poi to di tu per il momento e poi che dimmo che se deve dinti me. E siamo di sera, e siamo da... Siamo di Genova. Siamo da Fugio. Siamo della Foce. E Gia e Cugio. Siamo scocciati. Non vediamo Cimugio. Non prendiamo più moglie. Finché al mondo che sei io. Fino a quando al mondo ci sarà. La moglie del mio vicino. Non prendiamo più moglie, ma proprio per niente la prendiamo. In vacanza sulla neve con Super Ciro. Piste sempre libere, prezzi abbordabili, belle donne e la cortesia tipica della gente semplice di montagna. Tutto questo è Skiro.
Come fai a essere così abbronzato che sono solo 10 minuti che siamo al sole? Bastoni, vuoi diventare così anche te? Magari. Guardalo, beh. 2 minuti di passa, facciamo anche l'altra guancia. Shus. Bastoni, mi raccomando, c'è scritto pericolo valanga, per cui niente rumori, eh? Io non mi muovo. Boh. Ciao, amore. Stanno arrivando quegli spaccapalle dei ragazzini della scuola di sci. Ma dai, ma sono dei bambini. Ma che bambini, basta. Aia! L'ha raccattata proprio qua. Beccato lì, in basso. Via, occhio alle punte, pistola. Ma sono peggio delle cavallette. Ma hai sentito lì nella gioia fatta dai bambini? No. Senti che bello adesso, eh. Oh, bastoni, mi raccomando, niente rumori. Spegni il cellulare perché qui bastoni niente, viene giù la montagna. Sì, sì. Per me la montagna non è la montagna se non c'è la polenta. Ah, guarda, per me la montagna non è la montagna se non c'è la montagna. Vabbè, ordiniamo. Cameriere, cosa c'è? Polenta! Ah, polenta. Polenta con che cosa? Polenta e formaggio. Polenta e sugo! No. Polenta e salsiccia! Pesante. Polenta e Doberman! Polenta e attacco da sci! Polenta e macchina fotografica! Polenta e chiave inglese! Ma non avete un altro tipo di polenta? Polenta dall'alto! Ah, com'è? Così! Com'è? Ce ne porta due? Per farmi camminare, premi la levetta analogica in avanti. Per farmi camminare, premi la levetta analogica in avanti. Ma che c'è il dito a banana? Già che ci sono, darò un'occhiata qui intorno. Ma che stai da solo a casa? Ma non puoi telefonare a un amico tuo? Se tieni premuto il tasto azione, posso muovermi in modalità furtiva. Coglione! Scherzavo! C'ho il doppio ingresso! Ecco il terribile mostrum che terrorizza tutta la città! Ma che? Sono un bravo ragazzo! È carattere di merda! Bravo, stai facendo grandi progressi! Ora, per farmi superare il cassonetto, premi la levetta analogica a sinistra! Sinistra! Ha rincoglionito! Il cassonetto sta lì! Vaffanculo, te e l'amico tuo! Arriva il francese, arriva. Adesso lo disco, gli spacco la faccia. Ma stai bravo. No, è una merda, guarda, è una merda, io lo sfondo. Ma stai tranquillo. Lo rovinati, cretino, li cretino. Ma non puoi cretino. Sempre far così, no. Stai calmo, tranquillo. Non facciamoci riconoscere, stai tranquillo, qua, be quiet e ascolta. Scusa, muore, sì. Hai visto come l'ha guardato? Ho visto. Storm stamnen kmelodinis kmelonit. Tift i sofili tebel vidum truma. Klima dreben drizvo drumo verden. Dipo ni not. Brava. Brava.
L'analisi Bravo. Della situazione medio orientale ineccepibile. Ma si è parlato dell'ingresso della Turchia in Europa. Complimenti tanti, eh. Cos'era? Il catalogo dell'IKEA. È ora di dire basta! Basta ad un'Europa che non è protagonista, non incide, non ha voce in capitolo nella politica internazionale. L'Europa è solamente un mercatino gretto e meschino, non ha una linea politica unitaria. Da oggi, cari signori, qui nel Parlamento europeo, la musica deve cambiare! Secondo te il Super Ciro assomiglia al varietà di una volta? Fammi pensare. No, no, no. No, nel vecchio varietà di una volta c'erano grandissimi comici come Paolo Pannelli, Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Gino Pramieri. Adesso c'è Enrico Bertolino. Ma calmati, Elio. Grazie. Una volta grazie, in sketch duravano 20 minuti. Grazie a tutti, grazie. Secondo me questo qua ce lo togliamo di torno in tre. Ah sì? Sì. Eccomi, grazie. Anch'io devo dire e confessare che avevo un mito del varietà. Studio 1, le gemelle Kessler, eh? Ah, sì, avevo un mito, l'avevo, perché adesso sono rimasto un po' male per questa presentazione. Sì, allora, credo, beh, io sì, piango su di lei e poi lei è così gentile. Allora, ein, zwei, drei, vier, Zimmer frei, Wiedersehen, grazie. Sì. In effetti è proprio dedicato al varietà questo momento e proprio parlando di Walter Chiari, l'aneddoto che mi ricordo è uno che lui raccontava frequentemente. In breve, la storia di un uomo che vive nella verde Brianza negli anni 60, un imprenditore, si è fatto da solo, Carletto Invernizzi, un uomo che ha lavorato tutta la vita e questa vita di lavoro lo ha portato a essere molto duro, rude. C'è una cosa che lui non sa perché ha vissuto solo di lavoro: quest'uomo assomiglia come una goccia d'acqua a Frank Sinatra. Però nella Brianza chi se ne accorge? Tutti chini a lavorare. Sua moglie, dopo 20 anni di lavoro e 25 di matrimonio, gli chiede di fare un viaggio. Vuole fare un viaggio che sia un altro viaggio di nozze. E qui l'Invernizzi reagisce male. Allora, tu devi andare a fare viaggio di nozze in due. Te rompi i coglioni, vada via Cuti, il viaggio di nozze. La moglie però insiste e le donne, quando vogliono, vincono. Ma metto portare una volta a Caravaggio a benedire la macchina, te vengono a rompermi balla via. Allora. Va in un'agenzia di viaggi, lo truffano, perché è chiaro che uno che va e non viaggia mai viene truffato. Gli vendono 6 giorni e 7 notti al Waldorf Astoria di New York a un prezzo altissimo. E lui, Invernizzi, accetta. Allora sì, il Waldorf, devo andare a New York, ma vada via qui, dai, c'ha lì la mia miela, mi rompi palla, andiamo. Il viaggio è terrificante. Stiamo parlando di un viaggio di 16 ore. La compagnia aerea che lo trasporta fallisce in volo. 3 scali tecnici arrivano in una New York deserta di notte, distrutto, e va nel Waldorf Astoria. E qui comincia il primo inconveniente, quando lo vede il receptionist. E allora, ding ding ding, rompi barchi la gente, che America, che paese di merda lei, che mai nessuno alla reception. E allora, che chi era mia amica che l'ha spesa come una legge, allora l'hai tutta sfidata, andiamo no, la chiave della camera, allora. Il receptionist lo guarda e fa: ah, Mr. Frank Sinatra in our hotel. It this night without us. Hey, Nino, allora, te sei svegliato o no? La chiave della camera che gode già pisami. Va bene o no? Andiamo. Va all'ascensore e c'è un giovane lift italo-americano, 15 anni. Fa: the signor Frank Sinatra on my elevator is the first time. Nino, va che te scappi di un catafixo in ciò dello specchio, deficiente, I'm sorry, sorry una fava, sono Carletto Invernizzi, vai su allora, 5° piano, 5th floor, pistola. Arriva al 5° piano, esce la cameriera del piano che lo vede. Mr. Frank Sinatra on my floor, I don't believe that. Hey, don't believe, vada via qui anche ti. Se vedi la ciava ti annego gli acari sulla moquette, Dopo questi 3 incontri, l'uomo arriva finalmente davanti alla porta, la moglie ancora sotto che non trova l'ascensore. Lui ha un'esigenza corporale, apre la porta della camera. Il direttore, sapendo che lui aveva questo piccolo tipo di problema come Frank Sinatra, gli ha fatto trovare in camera 2 donne, una bionda, una bruna, vestaglietta di chiffon, su un letto king size, che lo chiamano. Come on, Frank, come on,
E lui entra, guarda. E beh, allora chi che... Strangers in the night, in love forever, lovers at first sight. Dalla penna della figlia di secondo letto della nipote della figlia della Rowling. Hermione, scusa, mi allunghi il pane? L'ultimo capolavoro della saga che ci tritura gli zebedei da 60 anni. Harry e Hermione ormai vivono insieme. Mi dai una mano a svitare questa moca? Ma chi l'ha avvitata? Hagrid. Ma usa la magia, no? Ah già. Moca svitazio! La vita a Hogwarts continua e ve la dovete sorbire tutta. Moca svitazio! Incantesimi, magie, effetti speciali. Moca svitazio! Ti odio. E le solite cazzate che piacciono tanto ai bambini e che ai grandi fanno dire... Però secondo me... qualcuna delle magie che c'è è vera. Ma va, no, non riesce a farle, guarda, Beppe, che certi Beppe, effetti non riesce Beppe, a farle. La magia non esiste, sono tutte cazzate. Beppe, ma sei diventato la fontana. Ma per una volta che c'avevo la fontana sono diventato la Canalis. Trasformazioni. Ecco Doppler. Gastroscopia. Risonanza magnetica! Madonna, sì! Gli elefanti? Gli elefanti! L'inseparabile cappello parlante. Parlato con l'operatore Milano 69, conferma Hogwarts. Conferma. Piazza delle due pallette. Niente. Per Harry molte cose sono cambiate, ma a prendere il boccino resta il più bravo di tutti. E tira! Vado a punto? No, fai una bella bucciata. Allora faccio un bel tiro ad effetto. Ah. Harry Potter e la bocciofila dei Fernet. Gianni, sì. Gianni. Sì, dai, muoviti. Spogliati. Dai, dai, muoviti. Dai, Gianni, sì, no, no, non rispondere, Gianni. No. Gianni. Pronto? Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. Ciao. Ciao, Gianni. Ma va a cagare, Franca. Scusate, ho messo Eli. Che c'è stavolta? Allora, da donna, rispondi da donna. Io sono un comico, va bene, ma perché quando mi avvicino a una ragazza dico oh, io ti amo, lei scoppia a ridere? Ma secondo me il problema è che quando siete in privato e arrivate al dunque, tu non gliela sai cantare. Ma come no? Ma sono studiato tutto le hit parade a memoria. Cioè quando attacco loro scappano. Ci credo, scusa, sei stonato come una campana. Io non intendevo quel cantare lì. E poi aggiornati. Col nuovo servizio Live Music puoi scaricare vere e proprie canzoni direttamente sul tuo nuovo videotelefono MTS e ascoltarle ovunque in qualsiasi momento con la qualità di un CD. Forte, altro che cantargliele. Ma c'è di più. Oltre a divertirti con la tua musica preferita, con i nuovi videotelefoni Vodafone Live o MTS puoi videochiamare e guardare la televisione scegliendo tra spettacoli, informazione, reality show. Quante emozioni. E tutto in questa meraviglia, guarda. È il nuovo Sony Ericsson Vuoto 100 Vodafone Live UMTS. E che è distinto, elegante, bello con questa forma compatta conchiglia. Ma questo è un gioiello di tecnologia. Ha una videocamera ruotabile da 1,3 megapixel con flash e zoom digitale, un display a colori ad alta risoluzione e lettore multimediale con scheda memoria estraibile. Ma è bellissimo, eh? Questa volta non me la lascerò scappare. E allora vai subito in un negozio Vodafone e scegli tra la vasta gamma di videotelefoni Vodafone Live UMTS e scopri la magia. Così potrò vedere le ragazze tutte intorno a me e sai che magica emozione. Scusa, tanto non è che magari me lo presti così ascolto la mia canzone preferita, scusa, eh. Shooting Star. Un regalo da Adriana.
Natale regala un telefonino multimediale a partire da 99 euro. Gratis, 80 euro di MMS, i box e suonerie. Miami. Miami. Sono qui, ora non mi sfuggi. Sicuro? La mia pelle c'è un solo deodorante extra efficace, Neutro Roberts, l'unico extra dolce con vitamina E. Deodorante Neutro Roberts, extra dolce, extra efficace. Un uomo che non si ferma davanti a nulla. Meno male che si è fermato all'AIB e ha scelto i premi di Insieme per lo Sport. E i premi non si fermano qui. IP, Insieme per lo Sport. No, adesso. Giovedì 9 dicembre, prima visione Italia 1. Non so, Paolo. Va bene, le gemelle orchestre sono belle, brave, eleganti, però sono, come dire, un po' fredde. Anche la casa la compare. Belle. Belle. Sono un po' acerbine. Esatto, un po' acerbine. Sai cosa mi manca? A me mi manca il calore, mi manca la passione, mi manca, come dire, la fisicità, quel corpo che si dà, capito? Quello c'è. Oh, Nino, oh, sta bravo, ce l'ho lì. Ah, beh. Vieni qua, Humbert, che ti sbatto con un tappeto persiano. Ti prendo per le gambe e ti passo avanti e indietro come un folletto. Ti aspiro la lanetta dell'ombelico. Fiu! Ti passo il vetrino sulle lenti a contatto. E poi dopo sai cosa faccio? Ti sbatto i polpacci che sono pelosi come due coperte di lana merinos. Sai che sono sensitiva, Humbert. Sento che mi stai per mandare a cagare. Hai indovinato. Vedi? Ho dei poteri paranormali. Vieni qua, bastardo, che ti leggo le budella come facevano i sumeri. Oh, se ti guardo dalla vita in giù, impazzisco come la maionese. Va bene, sei licenziata. Ah, sono licenziata? Sì. Allora vado ai sindacati e dico che mi hai messo di tutto tranne i contributi. Va bene, sei riassunta. Vedi che sei proprio un figlio di un dio minore. Vieni qua, smarfione, che ti do una bella inamidata alle parti basse. No. Humbert, ma cagami una buona volta, che ti costa. Stiamo insieme quella cinquantina d'anni che ti rimangono. Uniamo le nostre due mezze mele e non sto parlando di chiappe. Ma vai fuori, dai. No, no, dai, balliamo l'ultimo tango a Parigi. Dai, ho preso il disco. Me l'hanno regalato il discount con un chilo di margarina vegetale. O preferisci che ballo da sola, eh? Sono una brava cuoca, sai. So fare i miracoli in cucina. So far uscire il risotto dalle buste. So scongelare i pani e i pesci. E so trasformare l'acqua in vino. Mi bastano due cartocci di tavernello. Oh, Humbert, io so che se ti do il dito poi tu ti prendi tutto il braccio. Ma io ti do anche l'ascella, amore. Ti do la clavicola, ti do lo sterno, tutte le mie ernie. Voglio stare con te per sempre. A interessi zero. Tag 0,4%, zanta 0,6%. Non ne posso più. Oh, neanch'io, Humbert. Mettiamoci a letto. Ma... Ho messo tre GPR, così i preliminari durano di più. O preferisci fare qualcosa di più trasgressivo? Giochiamo a scarabeo. No, non ci penso. Ma se vuoi ti regalo tutte le mie foto. Le puoi mettere sul contrario, così al contrario per foderare i cassetti. Oppure le metti sul computer come salvaschermo, così ti ricordi di spegnerlo. Ecco, questa è una buona idea. Humbert! Sono una donna, mi vedi?
Non esistono solo le donne di prima scelta, quelle da calendario figo. Esistono anche le donne di seconda scelta, come me. Sono come il prosciutto di spalla coi polifosfati. Amore, costo poco, levo la fame. Tristezza. Che tristezza, veramente. Mettiamoci a letto, Humbert. Dai, bastardo, io e te, vicini vicini, eh? Alito nell'alito. Io poi messo il testolino sotto la tua ascella, svengo un attimo, mi riprendo, eh? E poi ci guardiamo tutto Vespa. Poi togliamo l'audio a Vespa e lo dobbiamo coi rutti. Ti sembra abbastanza strong? Stick on the fights, get the most. Stick on the like, get the most. Buonasera. Il film di questa notte è una rottura di Maroni di Philippe Castagnier. Il film è una lenta parlante di Castagnier, come di Maroni, come di Maroni, no? Ma anche di Castagno e Maroni, no? Tutte così. E la storia, la storia di due contadini. Oh, scusa un momento, incredibile. È una storia di dei contadini della valle Castagna, no? Che raccolgono Maroni, ma che li confondono con dei Maroni. Oh! Ah, ho capito, ma dove le fai queste scuole di carne? A Forlì Bobole Bassa. Un deficiente. Ma non fate notte la mattina se poi vi fate le pugnette. Che è? A che? Ma perché non ti piacciono i complimenti? Ah, te li faccio fare io i complimenti. Forni in po'. Sono deficiente. Io ho chiesto di nuovo deficiente. Bartolo che gentile. Chi è deficiente? Dove te lo vanno addosso? Per trovare. Porca puttana. Oh, camera di merda. Oh. Una visione. Già canzone si è dedicata alla mia ultima vacanza. Mar Rosso, 7 giorni, 1.000 euro, all inclusive. Sono quelle occasioni che quando ce l'hai bisogno che prendi e parti. Parti. Bisogna che prendi e parti. Il programma è suggestivo, un po' trasgressivo. Nel pacchetto dell'agenzia ci sono pure i droga party. Se non ti presenti lì con le cartine, non ti fanno nemmeno entrare. Parti. No cartine, no party. Nel Mar Rosso sono arrivato, il villaggio a posto mi è sembrato, il bungalow a posto mi è sembrato, la piscina, il bar, l'animazione, tutto a posto mi è sembrato, solo che il Mar Rosso proprio rosso non mi è sembrato, con la maschera ho controllato, per niente rosso mi è sembrato, ci ho partito, con 7.000 litri di vernice acrilico rosso, l'ho pitturato. Parti! Sei particolarmente scemo. Sono uscito dalla passione. E continua la nostra indagine sulle tendenze della notte. Questo mondo della notte che io mi sento veramente... Mi giovane. Sento ancora giovane. Ma smettila che c'hai 33 anni. Ma non è vero, perché mi tratti così, scusa? No. E io invece mi sento proprio giovane. Sì. Perché io cerco, capito? Ecco, tu cerca, noi ci guardiamo Cirignolo. Ciao. Cirignolo. Baby, can't you see? I'm calling. Ciao ragazzi, sono il vostro Cirignolo. Guardate queste immagini, cosa vi dicono? Non ci arrivate? Ve lo dico io, sono sfocate. Non ci vuole niente, basta prendere la telecamera e muoverla alla cazzo di cane. Potremmo andare avanti per delle ore, ma invece no. Buttiamoci nella notte alla scoperta delle nuove tendenze del terzo millennio. Ma prima facciamoci prendere dal groove della notte. Vola, 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 vola la primavera. Che groove ragazzi, forte eh? Forte come le emozioni che andiamo a scoprire. A quest'ora non ci dovrebbe essere nessuno per strada, ma essendo che siamo a Cirignolo, vediamoci prima un filo di gnocca. Basta così. Dicevamo, a quest'ora non ci dovrebbe essere nessuno per strada, ma voi lo sapete, quelli che fanno tendenza non dormono mai. Via con la benzina, dai. Stai buono. Via. Stai buono con quel coso. Ragazzi, cosa fate? Cazzo, ti ho detto basta con quel coso. Non c'ho paura. Cosa vuoi sapere? Cosa fate qui? Andiamo. Cioè, io,
Io ho bisogno di emozioni vere, capito? Ho bisogno di emozioni forti. No, lasciami dire, capito? Cioè, se vuoi beccare delle ragazze, non è che puoi andare sempre al bullying. Cioè, io mi chiamo Kevin e ho bisogno di sentirmi vivo, capisci? Per questo che almeno una volta alla settimana vengo qua e praticamente mi do fuoco alle dita dei piedi, capito? Andiamo. No, tranquillo, non c'ho paura. Andiamo. Dai, aspetta, Bobby! Sono tanti i ragazzi come Kevin che si danno fuoco alle dita dei piedi. Anche tu ti dai fuoco alle dita dei piedi? Sì, cioè io mi faccio anche trovare di macchina per venire qua. Perché a Parma non c'è nessuno che si dà fuoco alle dita dei piedi. Cioè a Parma siamo indietro. My name is Michael and I come to mi chiamo Michael. L'Italia mi piace per le donne, la pizza e perché la sera ci si dà fuoco alle dita dei piedi. Praticamente l'importante è trovare il posto giusto dove farlo, usare calzi di lana, importante rispetto al collante di nylon che è un casino. Scarpe chiuse, collacci pesanti, cioè perché secondo me l'importante è va avanti in queste cose chiusa la testa come tutte le cose del resto. C'è gente ragazzi a Napoli, ti ricordi Ricky? A Napoli c'è gente fuori, completamente fuori, cioè che si dà fuoco alle dita dei piedi con i sandali. No, scusa, non voglio essere preso, no, scusa. Tu cosa ne pensi? Cioè, allora, secondo me questi qua che si danno fuoco ai piedi sono dei montati. Adesso, solo perché la figa va tutta da loro, credono di essere chissà chi. Cioè, ma chi sei, capito? Sei solo uno che si dà fuoco alle dita dei piedi. No, perché quando... Dillo, dai, cazzo! No, perché quando si dà fuoco alle dita dei piedi, cioè, io mi sento viva. Poi dopo quando se le spegne facciamo l'amore ed è bellissimo, facciamo l'amore ed è bellissimo, ed è bellissimo. Sì, deve essere bellissimo fare l'amore dopo essersi dati fuoco alle dita dei piedi. Ma continuiamo con la nostra inchiesta. Come capita sempre con le nuove tendenze, c'è chi non è d'accordo. Porta, sto odore di porchetta bruciata tutta la sera. Andate a bruciare i piedi dall'altra parte, deficienti. Ma che è sta roba? Ma per i ragazzi di Via Perotti darsi fuoco alle dita dei piedi è un'emozione troppo forte. E questa sera questi ragazzi si daranno fuoco alle dita dei piedi solo per noi. Come i piedi di questi ragazzi, anche il tempo a nostra disposizione ha preso fuoco. Ci sentiamo la prossima settimana. Che groove, che gnocca. È bello lavorare per Italia 1. Signore e signori, la polizia si incazza! Non ci credo, non è possibile che una ragazza debba fare cose simili. È uno schifo! Ma davvero funziona come dici? Sì, è da almeno 4 mesi ormai. Mio Dio, è orribile. Lo so, non sono nemmeno l'unica. Mi viene da vomitare. Lo so, ragazzi, ma io ormai non sono più padrona della mia vita, del mio lavoro. Cioè, c'è gente che decide per me. Ma davvero non si può fare proprio niente? No, ho detto di no, lo sconto non ve lo faccio. Comunque, che questi sono poliziotti, chissà che si credono, Ma dov'è finita? Aveva detto alle 18:30 quel bastardo. Eccomi qua, allora Johnny, ce l'hai?
Potete fidarvi. Guarda che è l'ultimo tassello che ci manca per risolvere la questione. È tutto sotto controllo. Non fare scherzi, Johnny, altrimenti ti tagliamo le gambe. Un'altra volta, no. Dai, dai, tiralo fuori, che roba che scotta. Eccolo qua. Minchia, se scotta. E scotta sì. Ed è grazie a uomini come voi che il nostro dipartimento di polizia ha potuto conseguire in tutti questi anni importanti risultati per il bene di questa città. Sì, sì. Uomini forti, determinati, uomini che con coraggio hanno saputo affrontare ogni tipo di difficoltà. Sì. Uomini votati all'azione, anche a rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità. Sì, uomini come voi, Moretti e Rosato. Uomini che non hanno avuto paura di nulla. Uomini che lottano e combattono affinché la giustizia trionfi sempre sulla violenza. Bravi. Occhio. Cosa? C'è la macchietta di sangue. Medaglia. Pronto? Gianni! L'ottimismo, il profumo della vita! Sono 4 punti per la cintura e 5 per il cellulare. Lo diciamo insieme? Ma vai a cagare! Bene, è giunto il momento di raccontarvi, grazie, grazie, grazie. Qualcosa di mio, qualcosa di intimo, sento un disturbo, se per cortesia potete togliermi questo disturbo, che io però ho paura di sapere che cos'è questo disturbo. Si può aprire la porta, per favore? Ecco, lo sapevo, fatti bravo. Fatti bravo, cosa ci fa ancora qua? Danna, t'ho preso, senti ragazzi, saranno come minimo 2 settimane che sto contando ancora, non ti sei nascosto, scusami. Ma perché dovrei... Con la faccia che ti trovi dovresti anche essere abituato a nascondere. Ma per cortesia, ma... Comunque ti ringrazio per questa domanda. Sì. Io ho viaggiato tantissimo nella mia vita, ho viaggiato veramente tantissimo. Non ti nascondo che anche oggi... Ma me lo nasconda, guarda. Un viaggio al giorno me lo faccio. Ma no, ma sono non dica ste cose. Però il viaggio che mi ha colpito di più in assoluto è stato il viaggio che ho fatto a Pechino, un posto stranissimo. Sì. Pieno di turisti, tutti cinesi. Ma che turisti? Ma Pechino, sono gli abitanti della Cina i cinesi, e no? Infatti, vabbè, ho capito, però io ti ringrazio, il mio compleanno, tanti auguri a me, tanti auguri a me. Ma che non me ne frega, non è una notizia così importante. È importantissimo, infatti la oggi arrivo alla, arrivo alla maggiore età oggi, sì, infatti. Sì, sì, oggi compio 18 anni. Sì, 18 anni. E niente, prendo la patente, prendo tante cose. Sì. Comunque, io ti ringrazio tantissimo, te lo faccio un brano, ti faccio questo regalo. Gliel'avevo chiesto comunque. Ti regalo un inedito. Oh, finalmente. Sta proprio balucinando nella mente. Siamo in questi giorni orecchi, perché è proprio finalmente un... Ecco, stavolta anche la cica, che schifo. Pensiero stupendo, no, nasce un poco. Ma non ne sa una? Ve ne fa un'altra, per favore. Certamente. Ecco, sì. E tu, lo sapevo, tra noi. Ma mi fa così, mi faccia pensiero stupendo. Lo so. Altra po'. Dimmi un numero? 26. Finocchio! Non è uscito. E non è uscito perché non è un video poker, era una bilancia. Scusi, può voltarsi un attimo? No. Cosa fa? Ma cosa fa con la siringa? Ehi, una bomber, sta infilando la varichina nel latte? Ma io mica inietto, sai. Io prelevo, sugo. Ma come no, la ma... regina delle api. 100 cc di latte al giorno tolgono l'osteoporosi di torto. E se la prendono? E come fanno? Ma no, ma dai! Ho fatto un sogno. Ho che sognato cosa che compro la coltella. Tristezza, signora, è dura fare la spesa al giorno d'oggi. Dai, su! Dimmi un numero! Vabbè, solo perché piange, 22. Siete un rapa! Non è uscito! Non è uscito perché glielo c'è detto. Dove va? Signori, ma che cosa fa? Facci salti mortali per arrivare alla fine del mese. Ho capito, ma non siamo disperati. Il cane è stufo di leccare la scatola di cioppi. Un giorno o l'altro bisogna che gliela apra, a sta povera bestia. Bisogna aprirla, sì. Cosa ha messo oggi nel carrello? Ehi, tenente Colombo, dici questo? Ma un pollo! Si è comprato il pollo? No, non l'ho comprato, l'ho affittato. Stasera ce lo vediamo.
E domani? Ma no. Lo riconsegno. Ma no, la poverina. Ma guardate il pollo come fosse un DVD. Per non dimenticare. Signora, faccia coraggio. No, e no, e no. E no, va bene, venga qui. Smetta di fare i salti mortali, su. Che va, guardi la pressione della famiglia. Se soffre così tanto, perché invece di venire al supermercato non se ne sta a casa? Perché nessuno ucciderà mai nel cuore della donna la voglia di spendere. Perché c'è la crisi, i soldi sono pochi, ma per noi donne è così. Troppo, ma